Una delegazione di Federanziani è stata ricevuta dal presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini. Oggetto dell'incontro, la presentazione dello studio per l'individuazione di possibili interventi di contenimento della spesa sanitaria, elaborato dal Centro Studi SIC Sanità in Cifre di Federanziani, in collaborazione con il CEIS di Tor Vergata, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Facoltà di Medicina e Farmacologia dell'Università di Messina. Secondo la ricerca, esposta in sintesi dal presidente di Federanziani, Roberto Messina, alla terza carica dello Stato, dobbiamo intervenire per recuperare circa 1 miliardo di euro dagli sprechi in sanità, in particolare dai costi per lavanderia, pulizia, mensa, utenze telefoniche e premi assicurativi. Lo studio ha messo sotto osservazione i bilanci delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca, arrivando alla conclusione che le sole 5 voci prese in esame costano agli italiani 3,68 miliardi di euro, di cui circa 1,1 miliardi vengono male utilizzati. Federanziani ha inoltre illustrato i contenuti di una nuova ricerca del Centro Studi SIC che individua strategie di razionalizzazione nel settore dei medical device per generare un risparmio di oltre 500 milioni di euro. La sclerosi multipla, una patologia che incide pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti e una delle malattie socialmente più costose. 3 milioni di malati nel mondo, tanto che è la causa più frequente di disabilità cronica da patologia neurologica nei giovani adulti, soprattutto le donne, tra i 20 e i 40 anni. 63.000 i malati in Italia, dove ogni 4 ore viene effettuata una nuova diagnosi. Se ne è parlato a Roma in 2 giornate di confronto promosse da Teva Italia su temi gestionali, organizzativi, clinici ed economici, per instaurare la più stretta collaborazione tra gli attori coinvolti. Non esiste ancora una cura risolutiva, ma la ricerca ha compiuto numerosi progressi che hanno portato a diverse terapie farmacologiche e oggi si prospettano importanti novità terapeutiche. Questi nuovi farmaci di cui noi abbiamo oggi della disponibilità insieme ai vecchi farmaci ci consentono di personalizzare la terapia e quindi di non partire svantaggiate dal fatto di non sapere bene quale potrà essere la risposta di un certo malato a un certo farmaco, ma di cercare di predire quale potrebbe essere questa risposta e quindi di fare l'abito giusto per il malato. Tutto questo vuol dire da una parte migliorare l'efficacia del trattamento, ma dall'altra vuol dire anche minimizzare i rischi. Milioni di italiani lottano contro i chili di troppo, per molti un problema estetico e soprattutto un grave fattore di rischio per la salute. Ma è inutile sperare in rimedi magici e in diete risolutive, l'unica vera ricetta per dimagrire è la più intuitiva, ovvero mangiare meno grassi e fare moto. È la sentenza di uno studio americano che, una volta tanto, non rivoluziona teorie consolidate, ma conferma la ricetta dettata dal buonsenso. I ricercatori hanno messo a confronto i risultati di diverse tipologie di diete su un totale di oltre 4.000 adulti obesi. L'esito è stato che oltre il 40% del campione impegnato con il regime dietetico consigliato dai ricercatori ha perso più del 5% del proprio peso in un anno. Un'ottima notizia, quindi, anche perché questo significa che il metodo migliore per dimagrire è anche quello più economico e alla portata di tutti. Basta solo limitare i cibi grassi, fare passeggiate e, ovviamente, un po' di sano impegno.